Sì, ora, ora è con noi la Ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese. Che ringrazio moltissimo. Buonasera, buonasera, signora Ministra, prego. Per aver accettato il nostro invito in una settimana importante, perché lei eh, giovedì su Repubblica, peraltro la Repubblica nel mio piccolo vorrei esprimere tutta la solidarietà per le minacce ricevute in questi giorni, lei ha parlato di un odio che serpeggia nel paese come un'emergenza culturale civile che mette in discussione le ragioni stesse del nostro stare insieme, che mi è sembrata una frase enormemente preoccupante e quindi le chiedo insomma di, di, di spiegarcela. No, io penso che le parole debbano avere un significato e quindi quando si pronunciano delle parole che possono essere anche pietre, Bisogna essere molto attenti, bisogna pensare prima di, di parlare, anche perché poi hanno degli effetti di, di ricaduta nei comportamenti, nei modi di, di esprimersi e quindi io ritengo che debba essere posta una particolare attenzione. Sono stata anche abbastanza criticata per questo... Molto. Molto, diciamo abbastanza. Eh, ma era una, una chiacchierata che ho fatto con un uh, giornalista della Repubblica eh, ed era relativa proprio, la domanda era sull'odio, non che eh, non ci fossero altri problemi eh, nel nostro paese, ma era una intervista centrata su quell'argomento. Lei viene definita un tecnico, no? eh, il ministro dell'Interno non è un giustiziere, è un ruolo delicatissimo perché deve governare l'ordine, la sicurezza pubblica, ma so soprattutto nel rispetto alle regole costituzionali e soprattutto per garantire la libertà dei, dei cittadini. Eh, diciamo, il, altri hanno interpretato questo ruolo in modo estremamente politico prima di lei, e questo che cosa provoca nel, nel suo lavoro quotidiano e nelle istituzioni? Come cambia? Allora io c'è cioè, dalla mia parte che ho lavorato per 40 anni nella, nella mia amministrazione, quindi io conosco davvero tutti gli ambiti, tutti i settori, mi sono interessata delle varie problematiche che negli anni eh, abbiamo avuto, anche il problema dell'immigrazione, il problema della sicurezza, ho partecipato negli anni a tanti comitati nazionali ordine e sicurezza pubblica. Quindi mi sono ritrovata ora in questo ruolo e eh, sono ovviamente onorata oggi di, eh, di ricoprire questo incarico eh, importantissimo. E dalla mia metto la mia esperienza, la mia professionalità. Eh, non avendo retropensieri e non avendo neanche eh, l'idea di dover eh, fare avere comportamenti per un consenso che non fa non parte del mio Il ruolo eh, esatto um, secondo lei i decreti sicurezza sono da modificare o da cancellare allora io penso che i decreti di sicurezza vadano cambiati, eh, cambiati perché ci sono state delle osservazioni da parte della Presidenza della Repubblica e quindi ovviamente. Quelle di quelle osservazioni si dovrà necessariamente tener conto, ma ci sono anche altri aspetti che potremo valutare eh, insieme anche alle forze di, di maggioranza eh, per verificare eh, l'opportunità di procedere anche ad altri eh, mutamenti. Ci sono anche delle norme che possono in effetti eh, servire. Eh, che sono state perché quando si fa un provvedimento normativo ci sono anche delle esigenze che vengono rappresentate dall'amministrazione e quindi quelle potranno ben rimanere, ma è un discorso complessivo che si vedrà con la maggioranza. Eh, Dall'inizio dell'anno gli sbarchi sono aumentati notevolmente rispetto all'anno scorso, 1275, quei dati li sa lei meglio di me, contro 202, quindi un aumento del 700%. A che cosa è dovuto questo incremento? Allora, che i dati portino un aumento elevato non c'è dubbio, eh, ma è dovuto ovviamente anche alla situazione politica che in questo momento di stabilità che c'è in Libia e ovviamente questo va a incidere anche sul, eh, sui flussi. E' eh, gente che parte utilizzando anche imbarcazioni eh, insicure. Evidentemente, per, con l'obiettivo di trovare una vita migliore nel nostro paese e quindi. Eh, il fatto di portare anche dei bambini piccoli che poi con il rischio di far morire i propri figli in mare ci deve far pensare che la situazione è quella che è in Libia: quindi una situazione molto complicata e su cui eh, bisogna lavorare a livello eh, politico, europeo e internazionale, eh, signor Ministro. Eh... Mentre noi stiamo parlando, proprio oggi c'è una nave, no? si chiama Itamari dell'ONG spagnola eh, Salvamento Marittimo Umanitario, che ha comunicato di aver localizzato e messo in salvo 80 persone alla deriva e probabilmente ce ne sono altre 91 eh, ancora da, da soccorrere. Mi rendo conto che insomma, non siamo più abituati alla complessità, però eh, ci sono poi decisioni da prendere istantaneamente. Quando a lei arriva una notizia di questo tipo, eh, dal mio punto di vista scatta la memoria. Della, della Costituzione, l'articolo 10 che prevede che l'Italia debba concedere asilo a chiunque non viva nelle stesse condizioni che sono garantite a noi qui e qui, non avrei dubbi, bisogna salvarli. E a lei che cosa scatta immediatamente in mente? Allora noi abbiamo tutta una, una procedura da mettere in moto. Eh, dopo l'accordo di Malta del settembre eh, scorso, del 23 settembre, eh, oggi appena abbiamo notizia di una nave che chiede il porto sicuro. Eh, noi chiamiamo la Commissione perché la Commissione europea eh, avvia essa stessa la procedura per eh, la redistribuzione dei migranti. Ecco, questo è cambiato già. Con, con l'accordo di Malta. E, dopodiché, eh, c'è Malta prima di noi, ma Malta ovviamente è un'isola anche molto più piccola, eh, quindi non può contenere eh, un numero di migranti certo. eccessivo, quindi dobbiamo anche questo eh, dobbiamo tenerne conto. E, e quindi, quando arrivano da noi, quando stanno in prossimità delle acque. Territoriali, noi poi diamo il porto, già però avendo un piano di redistribuzione su tutti eh, i paesi europei che hanno dato la loro eh, adesione. Quindi non le viene in mente di non farli sbarcare, insomma? No, eh, in Libia è stato. La settimana scorsa no? è stato riconfermato il contestatissimo memorandum no? degli accordi Italia-Libia. Oggi poi so che proprio oggi il Ministero degli Esteri sta invece cercando di rivedere gli accordi. Insomma, c'è una guerra civile in corso. Le, le condizioni di detenzione nei centri... Sono state documentate mille volte, insomma, sono cose in, inammissibili. Quindi rimandare le persone in Libia è una cosa che non, non, non ha niente a che fare col buon senso né con l'umanità. Ecco, quindi, che cosa, cosa, perché è stato rinnovato questo memorandum? Allora, perché io penso che comunque noi un rapporto con le autorità libiche dobbiamo comunque tenerlo perché mh, eh, è necessario avere anche eh, dei canali eh, regolari di i, immigrazione, soprattutto pensando anche ai campi di detenzione che loro hanno. È Il memorandum è proprio, mh, mira a questo, anche a, a fare in modo che eh, le organizzazioni delle Nazioni Unite l'UNHCR, l'OIM vengano non soltanto valorizzate ma aiutate nella loro attività e anche nella gestione dei centri perché eh, lì se la situazione non si stabilizza eh, politicamente parlando è ovvio che ci saranno tanti pronti a partire ma devono esserci le organizzazioni umanitarie per la tutela dei diritti umani di chi sta in quelle situazioni Certo Martedì il Tribunale di Palermo ha dissequestrato la mare Ionio della, della rete mediterranea, no? ora si spera di rimetterla in mare. Insomma, eh, però le multe all'ONG rimangono, sono multe anche pesanti, a eh, persone che hanno comunque salvato delle altre persone. Ecco, qual è l'atteggiamento suo e del governo nei confronti dell'ONG? No, guardi, io le ho ricevute perché secondo me eh, bisogna sempre interloquire con chi ha eh, un'attività che comunque va a, a sovrapporsi a quelle che sono le nostre competenze perché quando loro vanno a, a raccogliere in mare comunque hanno un, comunque un collegamento con, con noi devono averlo. Quindi io mh, li ho sentiti perché il codice di condotta che a suo tempo fu eh, firmato con il ministro Minniti, che ritengo un codice di condotta Buono, ma vorrei che fosse mh, da loro uh, ritenuto non soltanto valido, ma anche ulteriormente migliorabile perché le cose cioè, vanno fatte, tutte le attività, ma con ordine. Eh, secondo me, eh, non si possono mh, anche le ONG eh, muovere in autonomia senza un, un coordinamento da parte delle autorità. Competenti è... e io su questo ho chiesto un codice di condotta europeo. Le multe però sono 300.000 euro. A... Le sono... multe ora le modificheremo con i decreti sicurezza. Bene, questa è una buona notizia. per quel che mi riguarda anche perché, guardi, non ho... Sai, il buonismo è una parola che detesto, è una parola sciocca perché poi bisogna trovarci. Sì, noi abbiamo provato tante volte qui con Saviano a raccontare che cosa vuol dire stare in mare fisicamente, che cosa si prova. Che quello che sembra che in realtà poi tutti i governi l'Europa, in qualche modo, le, i resoconti dei giornali e dei media diano conto di come si fa per non ospitare le persone che vengono come se avessero scelto loro di nascere in un posto disagiato e cercano di avere una vita migliore venendo in Europa, anziché come si fa ad aiutarli. Ecco, come si fa ad aiutarli? Secondo me ci sono due aspetti importanti. Il primo lavorare con... L'Europa eh, in quei territori per cercare di stabilizzare e di porre delle condizioni di vita eh, migliori in modo che ovviamente in quel modo eh, i stessi eh, migranti eviterebbero di partire perché nessuno vorrebbe lasciare il proprio paese eh, se avesse la possibilità di, di, vivere, cioè... di vivere in maniera dignitosa. Dall'altra parte c'è da dire che eh, occorre eh, che ci sia un, um, diciamo una maggiore partecipazione anche da parte dei paesi europei, perché è pur vero che non è che l'Italia possa accogliere tutti, e, e quindi su questo è innegabile, quindi bisogna che ci sia una politica europea, che, eh, e su questo. Devo dire che stiamo avendo dei rapporti molto positivi con gli altri Stati. E prima di arrivare ad alcuni aspetti della sicurezza, devo fare una domanda. L'ex ministro dell'Interno ha annunciato di voler denunciare lei per lo stesso motivo per il quale è stato denunciato lui, cioè per aver tenuto dei migranti in mare. Tra l'altro, il suo predecessore è anche querelato Roberto Saviano, scrittore sotto scorta. Insomma, quindi voglio sapere se lei è arrivata la querela, se <ride> è stata querelata o no. No, a me non è arrivata ancora niente, quindi non ancora se dovesse arrivare. ce lo faccio sapere, va bene. Te lo farò sapere. Grazie. <ride> e... Però come diceva lei, e come è ovvio di buonsenso, insomma, la sicurezza è un tema serio, è vero? Cioè tutti noi abbiamo l'esigenza e la voglia di sicurezza e vedere i migrati nelle nostre strade che girano. Uh, e che evidentemente non possono che delinquere se non hanno alternativa o, o perché, hanno, o perché insomma, non si sa perché sono venuti da quale, da quale realtà o perché non c'è un'altra possibilità, insomma non fa piacere a nessuno. Al tempo stesso però forse l'unico aspetto possibile è quello di un provvedimento che faccia emergere il mercato nero di questi lavoratori e che gli irregolari in qualche modo vengano regolarizzati magari che ne so anche con l'aiuto de, della Caritas, di coloro che potrebbero testimoniare sul loro operato. Cioè è una cosa che prendete in considerazione? Noi stiamo facendo moltissimi corridoi umanitari con la comunità di Sant'Egidio e, e su questo spingeremo ancora di più. Dovremmo valutare a livello di... Eh, forze parlamentari anche la possibilità di un non voglio parlare di un'immersione un ma è un problema che ci dobbiamo porre perché Ce ne sono tanti e quindi eh, coloro che hanno un lavoro eh, su questo territorio dobbiamo pensare a livello eh, di forze di maggioranza come affrontare al meglio il problema. Eh, per chiudere la pagina sugli, sugli immigrati, da quando lei si è insediata, i ricollocamenti invece, quindi gli accordi in questo senso con gli altri paesi europei, sono passati, se non sbaglio, da 11 a 98 al mese. Sì. Questo è un dato. Questo è un dato, è un effetto Reale. del dopo Malta perché dal 5 di, eh, di settembre eh, ne sono stati ricollocati 464 nel periodo precedente, i nove mesi precedenti eh, 85. Quindi i paesi cominciano a, effettivamente a dare il loro contributo e io martedì sarò a Berlino dal ministro dell'interno tedesco col quale c'è un'ottima collaborazione bisogna lavorare molto con gli altri paesi signor cioè, ministro eh, lei ha parlato abbiamo parlato all'inizio della sua intervista repubblica del clima di odio che lei ha riscontrato proprio oggi peraltro ancora atti di antisemitismo eh, di cui abbiamo parlato tante volte in questa trasmissione ancora oggi a Torino appunto a Marcello Segre e eh, eh, continuamente, ma insomma diciamo, la paura alimenta spesso l'odio, anche se i reati poi, per esempio, in Italia calano eh, gli omicidi eh, nel 1992, quindi molti anni fa, erano 1442, nel 2019 sono stati meno di 300. Come si spiega quindi questa sensazione diffusa di paura? Faccio notare invece che quello che non diminuisce è il numero dei femminicidi, che ahimè è una tragedia, una piaga di questo Paese. I femminicidi, ha ragione perfettamente, nelle ultime settimane sei donne mm. sono state uccise. Ed è un fenomeno su cui dobbiamo lavorare tanto perché il codice rosso eh, del, del luglio dell'anno scorso ha avuto qualche effetto. Ma dobbiamo operare molto sulla cultura del rispetto delle donne. E secondo me, su questo possiamo fare molto di più anche a livello di prevenzione. Mentre venendo al discorso della sicurezza, eh, ha ragione anche su questo, nel senso che i dati ci danno dato oggettivo, meno 6%, ma la percezione è diversa e allora sulla percezione là dobbiamo, anche i sindaci hanno una parte importante perché i territori, le periferie vanno seguite e valorizzate. Quali sono le vere emergenze del nostro Paese secondo lei? Io vorrei dire che l'emergenza è l'emergenza lavoro, la, la disoccupazione dei nostri giovani. Eh, perché questo poi mh, porta bisogna dare un futuro ai ragazzi ne vedo tanti qui eh, avendo anche io due figli io penso che eh, il lavoro vuol dire una prospettiva di vita e quindi mh, su questo come governo secondo me anche qualcosa in più eh, andrà fatto eh, Ancora due aspetti, se posso prenderle due minuti. Uno, l'ho nominata prima la senatrice Liliana Segre, eh, che io ho l'onore di conoscere da un po' di tempo. Insomma, la scelta di fornire una scorta eh, mi ha turbato moltissimo alla senatrice Segre perché vuol dire, vuol dire tanto, cioè, vu, vu, racconta molto, ahimè, del momento che, che, stiamo, che stiamo vivendo. La scelta immagino non sia stata facile per lei. Io ritengo che sia una misura adeguata perché la senatrice Segre è esposta, gira molto, quindi ritengo che anche a seguito della valutazione del comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica eh, credo che sia una misura adeguata e corretta. Il tema il denominatore comune però ad alcuni aspetti che abbiamo appena affrontato, la senatrice Segre, l'antisemitismo, il femminicidio, è un problema culturale prima che di ordine pubblico e di sicurezza, se fosse solo quello sarebbe paradossalmente molto più semplice, così come la criminalità organizzata, eh, l'ipotesi che quello possa essere un, un veicolo di promozione sociale per i ragazzi che nascono in zone controllate dalla criminalità organizzata, in questo senso il lavoro è veramente enorme. Il lavoro è davvero impegnativo, assolutamente. L'abbiamo visto anche di recente negli ultimi episodi, per esempio a Foggia, su cui ci siamo per tanto esempio. impegnati, eh, perché la mafia ha cambiato aspetto. Oggi non è più la mafia di un tempo, quella che noi conoscevamo. Quindi oggi parliamo di seconde generazioni, laureate che conoscono le lingue, che si cercano di, di, di uh, entrare in tutti i circuiti, anche sociali. Quindi su questo bisogna essere molto attenti e come amministrazione noi lo facciamo. Grazie. Buon Grazie. Lavoro. Grazie. Buona